a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Come sempre, prima di iniziare, saluto alcuni miei iscritti. Quest'oggi saluto Carmine Vittorio, Miki Verga e Francesca Costaiola. Vi ringrazio per il supporto. Io non riesco a capire perché i miei capelli vogliono fare per forza dei belli, ma non ci interessa. Oggi torniamo su In Segreto, ce ne saranno delle belle come negli altri episodi, me lo sento, quindi andiamoci subito. Eccoci qua, iniziamo subito con un segreto di una donna di 16 anni. Ho due ragazzi, ognuno sa dell'altro e non si arrabbiano. Certe volte li incontro anche assieme e siamo tranquilli. Sono felice insieme a loro, mi completano, è qualcosa di molto strano, però li amo tutti e due allo stesso modo. Non sono Troia. No, per l'amor di Dio, sei Troia il doppio? Non ho mai avuto rapporti sessuali con loro. Ah, giustamente, una per essere Troia deve per forza avere un rapporto sessuale con un ragazzo. E rimarrò vergine fino ai 18. Non voglio rovinare tutto. L'ha scritto due volte, tutto tutto, con il sesso. Vi amo da impazzire. Qua le cose degenerano. Allora, arriveremo al 2023, non so perché, che le ragazze avranno 400 ragazzi e non saranno troie perché non avranno fatto sesso. Che logica. Uomo di 14 anni, l'anno scorso io e dei miei compagni abbiamo messo dei petardi nell'armadio di metallo della classe. Giustamente le virgole sono un'opzione. E durante l'ora di storia dell'arte le abbiamo fatte scoppiare. La prof spaventatissima si è nascosta sotto la cattedra pensando, non pensando, a chissà cosa. Essendo molto anziana non ha ancora capito cosa è successo quel giorno. Questo è uno scherzo che bisogna fare assolutamente. Però ha avuto meno 6 come punteggio, quindi ok, ci ripenso, non è uno scherzo da fare. Donna di 18 anni, ho iniziato oggi a fare la cam girl. Ragazzi, per chi non sa cos'è una cam girl, è una tizia che si fa riprendere in webcam mentre fa cose non del tutto consone alla vita quotidiana. Comunque, in uno show privato uno mi ha chiesto di succhiare un dildo. Gli ho detto che non avevo nessun dildo e mi ha detto qualcosa di grosso. Non aveva nulla di sessuale attorno e ho preso un barattolino di colla stick. È stato imbarazzantissimo, avevo paura di scoppiare a ridere in pieno show. Oddio ragazzi, leggete come è scritto show, proprio show, no show, show. Fortuna che non è successo nulla, ma allora, io se mi sarei trovato in questa situazione nel vedere una ragazza che succhiava la colla stick, sarei scoppiato a ridere io, non lei. Uomo di 16 anni, fino a sta estate. Ma perché scrivono tutti in modo sceno qua sopra? Vabbè, comunque, fino a sta estate fumavo un sacco di erba. Fine estate per colpa di internet. No, ragazzi, io non riesco a leggerli questi segreti. Venni scoperto dai miei genitori. Ora molti miei amici fumano ancora un sacco, quasi ogni giorno, però dobbiamo ammettere che almeno mette le virgole. Il problema è che quando usciamo non mi sembra più di parlare coi ragazzi di prima, quelli con cui passavo i pomeriggi a giocare a calcio, Pokémon, Halo, Call of Duty. Mi sembra quasi di averli persi. Ragazzi, a proposito di Pokémon, se portassi una fottuta serie sui Pokémon sul canale. Non lo so, leggendo questo segreto mi è venuta questa cosa. Non lo so, è un'idea. Non prendete subito sul balzo ciò che ho detto. Comunque, mi sembra quasi di averli persi, vorrei dirglielo, ma dopo mi escluderebbero perché per loro è più importante l'erba dell'amicizia e questo mi duole molto. A questo punto io preferirei rimandare a fare in culo questa gente essendo falsa, perché uno che preferisce l'erba ad un amico penso che non sia un amico, quindi vaffanculo. Donna di 16 anni, ho detto alle mie amiche che mi sono iscritta a Tumblr per le frasi e le foto, in realtà è per il porno. Zero rischi virus e grandissimi video, viva Tumblr. Questa è una ragazza intelligente. Prendete esempio da lei, mi raccomando. Donna di 28 anni. Sono una ragazza molto bella e tutti mi vorrebbero scopare. Mi fa piacere per te. Da un mese lavoro come segretaria, guadagnando un sacco di soldi perché tutti i giorni faccio sesso con il mio capo. È una cosa ottima. E in più sei anche una puttana. Tanto per cambiare, come sempre dobbiamo leggere i segreti delle zoccole, perché ormai in segreto è formato quasi solo da segreti di zoccole. Uomo di 18 anni. Quando ero piccolo, con mio padre, andai a vedere uno spettacolo di un clown. C'era però una bambina che continuava a correre avanti e indietro vicino a me. La cosa mi infastidì molto, così le feci uno sgambetto e pestò il muso. Oddio, nessuno lo sa che sono stato io, nemmeno mio padre. Allora ragazzi, sono il tipo che quando c'è un bambino che rompe i coglioni, farei anche io uno sgambetto, quindi
Posso dire severo ma giusto. Ultimo segreto, ragazzi. Uomo di 14 anni, il mio segreto è che rubo preservativi a mio fratello per usarli con la mia ragazza. 14 anni, ragazzi. Cioè, questo a 14 anni ruba i preservativi magari al fratello che ne ha 20 per usarli con la sua ragazza quando lui ha 14 anni. Ma io non capisco. Io all'epoca i preservativi pensavo fossero palloncini, invece questi a 14 anni già scopano anche con le madri degli amici, quasi. Manca poco. Direi che però ci possa andar bene così. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, supportatemi con un bel like, commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, condividete il video e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!